fa da dire ai magistrati, mentre l'unico accenno che lui fa ai magistrati col padre è per dire al padre di non dire la verità, e cioè di tacere la presenza della madre a un ricevimento con Alfredo Romeo, perché altrimenti i magistrati interrogano pure la mamma. Quindi l'unico accenno che fa al padre ai magistrati è per dirgli di non dire la verità e di tenere fuori la madre. In quel post lui dice: ci hanno fatto, il fatto mi ha fatto un regalo. Per cui io, quando ho letto le prime tre righe, ho detto: oh, finalmente torna il sereno tra il fatto e Matteo Renzi, è così contento che ci ringrazierà. 5 righe dopo già parlava di gogna mediatica, 10 righe dopo parlava di vergogna, 20 righe dopo annunciava cause civili e querele perché deve pagarsi il mutuo. Non essendo arrivati 30.000 euro di Romeo al mese, evidentemente ha delle difficoltà in famiglia. E alla fine c'è scritto che a lui dispiace perché suo padre è sotto inchiesta a causa del suo cognome. Cioè, i magistrati di Napoli indagano sul babbo di Renzi, poi l'inchiesta passa a Roma, anzi è Roma che indaga il babbo di Renzi, perché si chiama Renzi, non perché incontrava Carlo Russo, perché incontrava Luigi Marroni della Consip, perché Russo incontrava Romeo, perché molti dicevano che Romeo incontrava anche Tiziano Renzi, e perché Romeo scriveva dei pizzini con la promessa di 30.000 euro al padre di Renzi, 5.000 euro al suo nome, per quello che è indagato, è perché si chiama Renzi. Non si capisce per quale motivo tutti quelli che si chiamano Renzi non siano indagati, allora perché non è indagata la madre, perché non è indagata il fratello, la sorella, il cugino, la cognata, eccetera, eccetera. Però lui scrive che il padre è indagato perché si chiama Renzi e aggiunge: proprio ieri mio padre era sotto i ferri in ospedale per l'intervento chirurgico al cuore. E uno pensava: quest'uomo nel letto di dolore convalescente almeno dall'intervento a cuore aperto. Un'ora dopo che Renzi ci descriveva quest'uomo che lotta tra la vita e la morte e viene colpito proletariamente dallo studio di Marcolillo, Repubblica manda un giornalista a Legnano Sullano e si vede questo malato terminale che urla: fanculo ai tutti coglioni, che era proprio il pacchetto, stava già meglio. E un po' palliduccio, va detto, però eroe medico, reattivo. Quindi io non ho capito se gli ancora adesso, se gli abbiamo fatto un regalo o se gli abbiamo fatto un danno, e se gli abbiamo fatto un regalo ci ringraziasse. Non essendo corruzione si può ringraziare. Se gli abbiamo fatto un danno, allora va bene, ci querele pure. Ma voi avete mai visto uno che querela un altro perché ha riportato le sue parole? Cioè, guardate che è un caso umano, clinico in questo caso, sì, più del padre che gode ottima salute. Uno che ti querela perché hai scritto quello che lui ha detto a suo padre. Ma come ho fatto io a diffamarti se ho riportato le tue parole? Allora stai ammettendo che riportare le tue parole è sputtanante per te che parli, e allora fatti qualche domanda quando apri bocca, perché se per sputtanare basta scrivere quello che tu hai detto, evidentemente ti è scappato qualcosa che non andava. E che cos'era che non andava? Non dire niente ai PM della mamma se non la interrogano, e soprattutto non hai detto la verità a Lotti.